È stato un bando che dobbiamo ritenere positivo, 6 mesi di affidamento alla Terma. Ovviamente c'è da adesso da rettificare alcune situazioni nel contratto per quanto riguarda anche le aree da inserire, però dobbiamo essere anche consapevoli che se si vuole avere una cura del verde ottimale bisogna anche aumentare le risorse perché abbiamo delle aree enormi, tante. Siamo in ritardo sulle potature e sugli abbattimenti degli alberi che poi devono diventare sostituzioni, però ecco, la Terma ha fatto un ottimo lavoro, sicuramente va rivisto un po' tutto il contratto per ampliare le zone che sono rimaste fuori e poi per prevedere importi maggiori per quanto riguarda le potature e gli abbattimenti di alberi pericolosi. Quindi un primo 6 mesi positivo, però qualcosa da rivedere sicuramente lo è, tant'è vero che ho convocato nei giorni scorsi una riunione proprio con tutti i responsabili la verde per affrontare al meglio il problema e anche capire che bisogna mettere in campo risorse maggiori per avere un risultato poi ottimale. Serve anche maggiore personale, secondo lei? Ma diciamo servono maggiori mezzi. Ad oggi la Terma ancora per quanto riguarda la gestione del verde diciamo manca, non ha attrezzature ancora del tutto adeguate per poi portare avanti un lavoro ottimale nella cura del verde, soprattutto in un cestello adeguato. Però ecco, i primi 6 mesi un risultato positivo che però bisogna cercare di migliorare. Proprio come dicevo prima, ma ovviamente per fare questo bisogna aumentare anche delle risorse da investire sulla cura del verde. Per quanto mi riguarda, io sono sempre molto attento su queste problematiche e so che bisogna, per avere un risultato maggiore, bisogna investire maggiori risorse. Domanda extra a lei che è sempre molto attento al territorio. Il fatto di aver ritrovato a più riprese grano topicida a San Nicolò la preoccupa? Beh, sì, quello non è un fatto positivo, perché comunque. A volte si va a fare dei danni, quindi ci sono dei comportamenti di civiltà sempre più diffusi in tutti i settori e quindi dobbiamo prestare più attenzione a queste situazioni che poi creano per magari per un individuo magari il fatto che viene diciamo avvelenato un gatto o un cane non comporta nulla, ma per il proprietario è un dolore grande, quindi bisogna evitare queste situazioni.